Qui al cammino con il delegato provinciale della FIGC Campania Antonio Montesano. Innanzitutto, come sta andando questo incontro con le società ischitane? Salve, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei esternare il mio piacere di tornare sempre sull'isola, essendo stato io collaboratore qualche anno fa con l'Ischia Calcio quando l'Ischia militava in Serie C, ed è sempre un piacere tornare su dove ha fatto calcio e incontrare tanti amici. Detto questo, la mia sta andando, non è solo un modo di dire, sta andando veramente bene perché c'è stata un'ottima partecipazione, una partecipazione alquanto fattiva dei dirigenti che ci vogliono cercare di migliorare l'organizzazione della società. Come dicevo prima in aula, io penso che comunque se riusciamo a ottenere una simbiosi tra chi gestisce il calcio da dietro alla scrivania e chi gestisce il calcio in campo, effettivamente è un risultato ottimo e speriamo che riusciamo a raggiungerlo. Ci sono tante richieste, tante particolarità che riguardano il mondo delle isole, non solo il mondo dell'isola d'Ischia. Da questo punto di vista la federazione vuole andare incontro alle società isolane. Sì, sicuramente sì. Chi vive sull'isola ha delle criticità in più rispetto a chi vive in terraferma e questo lo sappiamo bene, avendo vissuto anche da vicino questo tipo di problemi. La federazione, in particolare nella persona del neoeletto presidente Carmine Zicarelli, sta facendo di tutto per cercare di eliminare, non dico in toto, ma almeno in parte, le difficoltà per poter effettuare le trasferte in terraferma. Con Vincenzo Boccarusso, il responsabile regionale del calcio a 5 per la FIGC, che tipo di impressioni da questo incontro con gli ischitani? No, le impressioni sono tutte positive. Le società avevano manifestato un forte interesse ad un'interazione maggiore e quindi abbiamo ritenuto opportuno dare seguito a quelli che sono stati gli impegni presi nella fase preelettorale. Abbiamo detto alle società che saremmo venuti subito qui sull'isola. Saremmo venuti subito, avremmo ascoltato quelle che erano le esigenze del territorio, territorio particolare. Che ha delle sue peculiarità e delle problematiche proprie, e quindi noi ci siamo impegnati anche in questa sede a ridurre il gap quanto più possibile tra l'isola e la terraferma. Quindi in questo caso per Ischia, ma vale lo stesso per Procida e anche per Capri. Per quello che riguarda il calcio a 5, ad Ischia sono tante le realtà che cercano di disputare cercano di seguire questa disciplina, soprattutto a livello, tra virgolette, semi-amatoriale, con il campionato di Serie D, che è un campionato federale, però diciamo è quello dal quale non si retrocede. Quali sono i consigli che si possono dare per interpretare al meglio una categoria come quella? Diciamo che è tutto amatoriale, perché noi siamo comunque, cioè non amatoriale, dilettante, dilettantistico il calcio a 5 ancora oggi, però le società, anche, l'ho riscontrata anche su questo territorio, quando anche di Serie D sono comunque attrezzate in modo da poterla affrontare con la maggiore professionalità possibile. Infatti vedo accompagnatori, vedo fisioterapisti, vedo strutture abbastanza complesse, e questo è il consiglio. Nonostante sia un entry level, anche la Serie D ha bisogno c'è bisogno di tutte le professionalità che ci sono all'interno del calcio in generale e anche del calcio a 5, quindi c'è bisogno del dirigente accompagnatore, c'è bisogno di un allenatore qualificato, e infatti già abbiamo detto che se non anche proprio qui sull'isola, a breve si faranno dei corsi allenatori anche proprio a Napoli, e proprio noi come calcio a 5 abbiamo intenzione di organizzarne uno insieme all'associazione allenatori, proprio per cercare di colmare il gap con il calcio a 11 e formare quanto più professionalità possibile, dotarsi di un allenatore formato e qualificato può essere il primo passo ovviamente per competere anche per le categorie superiori. Con Carmine Zicarelli, il presidente del Comitato Campano della FIGC, per questo incontro con le società ischitane, qual è il suo bilancio, come ritorna in continente? Io ritorno, prima cosa devo ringraziare le società come sempre per l'ospitalità. L'ospitalità avuta già nel mese di maggio,
dove hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza alla mia persona. Ritorno con tante domande da sottoporre al consiglio direttivo per quelle che sono le richieste fatte dalle società dell'isola. Tante domande a cui cercheremo di dare una risposta. Si è parlato tanto di calendari, di inizio delle attività. C'è la voglia di fare le cose per bene, da quello che abbiamo potuto sentire? Si è dato anche lei la risposta. Quella da parte nostra c'è tutta la volontà per poter fare bene, per migliorare quello che è il calcio campano, per formare e continuare a dare maggior linfa e forza al nostro calcio campano. Un aspetto particolare di un suo intervento ha riguardato la figura dei commissari di campo, che devono in qualche modo rappresentare proprio la federazione sul campo. Da questo punto di vista, quali novità ci sono, se lo possiamo annunciare ai nostri ascoltatori? Io già in assemblea dichiarai la mia volontà di, diciamo, formare il commissario di campo, perché come sappiamo è la figura che rappresenta il comitato durante una gara, quindi l'intenzione è quella di andare a creare delle shortlist sia di calcio a 5 che calcio a 11 di figure che avranno una formazione per svolgere il loro ruolo all'interno durante una partita, durante il campionato di calcio a 11 e di calcio a 5. Quanto sarebbe stato utile avere un presidente prima di quei maledetti play-out aggiuntivi? Guardi, purtroppo il tempo, non bisogna guardare al passato, la governance avrebbe potuto prendere delle decisioni, diciamo, sicuramente più rapide, però il commissario Barbiero penso che ha svolto al meglio il suo ruolo, ha fatto sì che venissero rispettate quelle che sono le regole e poi sono state ben pubblicizzate anche sul comunicato. I play-out aggiuntivi non è detto che non ci possano essere anche l'anno prossimo, veniamo da quella che è l'esperienza passata, quindi mi auguro che non si arrivi a quella condizione, però in caso contrario pubblicizzeremo meglio quella che è la possibilità di un play-out aggiuntivo, che io non mi auguro di dover ripetere. Anche perché adesso abbiamo due gironi da 18 squadre per quello che riguarda il campionato di eccellenza. La Campania è pronta per sostenerle 36 squadre di eccellenza, secondo me, anche negli anni a venire? Guardi, non è la Campania, sono le società che devono comprendere che per poter partecipare a un campionato di eccellenza di 18 squadre a girone, quindi dovranno sostenere dei turni infrasettimanali. Le società l'hanno chiesto e noi le abbiamo accontentate. C'è la fattibilità, quindi penso che si possa andare avanti. Questo però per quanto riguarda le promozioni, come tutti voi sapete, saranno sempre due le promosse in Serie D, più le due vincenti dei play-off per i due gironi A e B dovranno andare a fare la fase nazionale per poter accedere poi al campionato della massima serie della Lega Nazionale Dilettanti. Però, diciamo, per quello che riguarda le promozioni, proprio nella categoria della promozione, diciamo, sono in arrivo delle novità importanti. Aspettiamo il comunicato numero 1 e dove leggeremo tutte quelle che sono le novità e le sorprese per la nuova stagione. Quindi appuntamento è per mercoledì 3 luglio? Sì, non penso non ci debbano essere problemi, stiamo lavorando, stiamo correndo, penso di rispettare quella che è la data del 3 luglio, come già detto in precedenza. C'è un aspetto che la spaventa di più di questo inizio della sua avventura da presidente, magari appena ha saputo l'esito dell'elezione, un aspetto che per un attimo l'ha preoccupata? Guardi, la gioia è stata affiancata da quella che è comunque la paura di dover affrontare difficoltà che insieme comunque alla mia squadra, al mio consiglio direttivo ci stiamo impegnando per poterle affrontare tutti insieme e quindi risolvere i problemi delle società.